queste ordinanze restrittive hanno fatto sentire alle persone il bisogno di convergente per molti di tornare a casa o approvvigionarsi di generi alimentari. E questo comportamento convergente ha creato proprio un comportamento pericoloso, cioè ha creato assembramenti nei trasporti oppure per esempio davanti ai supermercati. Questo perché? Perché appunto ha fatto più danno la paura che non il virus in questo caso. C'è stata un'impennata dello stress individuale che ha creato comportamenti irrazionali. Insomma, la paura aumenta i rischi. Possiamo approfittare di questi giorni in cui stiamo a casa proprio per studiare i comportamenti collettivi, per imparare a ragionare e a fronteggiare sulle situazioni di crisi. Esistono molti studi scientifici sui comportamenti collettivi, addirittura sono stati elaborati modelli matematici. Ovviamente i comportamenti cambiano di cultura in cultura. Certamente queste reazioni per l'approvvigionamento non sono, diciamo, caratteristiche di tutti i gruppi, ma soltanto di alcuni gruppi. Ebbene, appunto, utilizzare queste giornate per studiare, per conoscere di più i comportamenti umani. Insomma, pare che finalmente adesso tutti o quasi hanno accettato i divieti. C'è un tacito accordo. Le strade sono deserte, le persone stanno lontane tra loro e quando qualcuno fa il suo comodo viene moralmente condannato perché mette in pericolo anche gli altri. Insomma, gli abruzzesi, tranne in alcuni deplorevoli casi, ci mettono tempo, ma quando accettano una regola, pare la rispettino.